Ciao ragazzi, benvenuti al sesto episodio di 3 Minuti Tech, la serie di video che sto facendo per spiegarvi il più possibile tutti i segreti del setup della mia bici o comunque della bici che usiamo noi professionisti in campo gara. Mi trovo in un nuovo posto, in una nuova location, come potete vedere, sono da Giannoglio Luca, il mio meccanico e sospensionista. Infatti il posto si chiama Giannoglio Suspension, andatelo a cercare qua sotto nel link che vi metto alla sua pagina Instagram e contattatelo se avete bisogno di sospensioni. Infatti il tema di oggi, signore e signori, è finalmente le sospensioni. Oggi nello specifico vediamo il setup base da cui partire magari in un weekend di gara o in un weekend dove andrete a girare, partendo soprattutto dal SAG. Ma prima sigla. Per raggiungere un ottimo setup delle sospensioni, la primissima cosa che c'è da fare è fare il SAG. Io personalmente faccio sempre SAG all'ammortizzatore e quasi mai alla forcella, perché la forcella può dipendere da tantissimi fattori, dalla sua scorrevolezza, tantissimo dalla pendenza in cui è messa la bici in quel momento e da mille altri fattori. Quindi preferisco sempre fare il SAG all'ammortizzatore e poi andare girando a trovare la giusta pressione alla forcella. Quindi quando si parla di SAG si parla dell'aria o della molla, quindi della parte pneumatica o comunque meccanica che c'è nella sospensione. Non stiamo parlando della parte idraulica, quindi delle regolazioni che ci sono sulle nostre sospensioni. Si parla appunto di parte meccanica proprio perché quando ci si siede e si trova il SAG giusto, a seconda di che molla si ha o di quanta pressione si ha dentro l'ammo, la nostra bici affonderà più o meno, a seconda appunto del nostro peso. Quindi il SAG è il rapporto di affondamento che c'è sulla bici a seconda del nostro peso e a seconda della molla che c'è montata. Il SAG serve appunto a determinare la giusta e corretta molla o pressione dell'aria di base, di partenza, per poi andare a raidare e andare poi a fare regolazione di chino sulla parte idraulica, che è una parte molto più difficile da sentire e ci vuole parecchia sensibilità per capirne i benefici o gli errori che si possono fare facendo delle regolazioni sbagliate. Quindi come si fa il SAG? Non è nulla di complicato, ma ci sono due o tre passi da dover seguire per farlo nella maniera più accurata possibile. Allora, intanto si prende la misura dell'interasse dell'ammortizzatore, quindi da perno a perno, nel mio caso è 250 mm. Poi si ci siede sopra la bici, si ci mette in piedi sui pedali nella posizione di riding, mani sul manubrio non sui freni, si ci alza in piedi in posizione appunto di riding. Si molleggia un po' e poi si cerca di stare il più fermi possibile. Nel caso di ammortizzatore ad aria basta mettere l'anellino della corsa a zero e quindi controllare poi una volta scesi quant'è la misura di corsa che ha fatto. Nel caso della molla un po' più complesso mi servirà l'aiuto di un'altra persona che dovrà misurare di nuovo la lunghezza di interasse tra perno e perno dell'ammortizzatore, in questo caso accorciato perché ci siamo noi sopra. Quindi il risultato ottenuto, per esempio facciamo 2,37, dovremmo sottrarlo alla misura totale che abbiamo avuto prima, che è standard dell'ammortizzatore, ovvero 2,50. Abbiamo un accorciamento di 13. Quindi abbiamo un accorciamento di 13 mm. Questo numero va diviso per la corsa dello stelo della nostra sospensione. Anche questo lo possiamo misurare con il calibro oppure cercando nelle caratteristiche della bici che abbiamo noi. Quindi 13 per esempio diviso 70, che è la mia corsa su questa bici. Il risultato viene 0,18 e un po' più di cifre. Questo va moltiplicato semplicemente per 100 e abbiamo quindi un affondamento del 18%. Adesso ve lo faccio vedere e vi dico che SAG ho io su questa mia bici da discesa. Bene, una volta fatto il SAG all'ammortizzatore, che ripeto secondo me è la cosa più importante, passiamo alla forcella. Come detto prima, non faccio il SAG proprio da manuale sulla forcella, ma vado un po' più a sensazione e guardo l'anellino della corsa a quanto arriva durante una discesa, quindi vi consiglio di tenerlo sotto controllo, abbassarlo sempre a ogni discesa e vedere se l'anellino arriva sempre a pacco, allora vorrà dire che la forcella sarà troppo molla e servirà un po' più di aria. Se arriva a metà corsa, al contrario, sarà un po' troppo dura. Vi consiglio comunque in ogni discesa di lasciare almeno 1-2 cm di margine dal fondo corsa, perché non si sa mai se si cambia pista, se c'è un salto un po' diverso, se terra lunghi, ci vuole sempre un po' di margine per la corsa. Quindi
questo io vado un po' più a sensazione. Altri invece considerano un giusto sag intorno al 15-16-17% per la forcella, quindi ovviamente un po' più dura dell'ammazzatore, però conta tanto anche qua qual è il vostro stile di guida, come anche nell'ammazzatore, perché se guidate in maniera molto molto attiva, irruenta e fate salti magari grossi, vi consiglio di usare un po' meno sag, quindi una bici un po' più dura, un po' più sostenuta, ma quello poi si fa anche con l'idraulica, che vedremo in un prossimo video. Quindi, detto ciò, vi consiglio subito di fare il vostro sag per l'ammazzatore e controllare sempre l'anellino della forcella dopo ogni discesa e non discostarvi tanto comunque dalle pressioni che vengono scritte sempre sui fodri delle forcelle. Una piccola tips molto importante da non sottovalutare è fare il sag vestite da bici, quindi con casco, scarpe e possibilmente anche le protezioni. Ora io lo faccio senza niente perché qua non ho niente, però io so quant'è il mio sag dalla mia bici. È molto importante farlo vestite da bici perché comunque il nostro peso può cambiare anche di 2-3 kg con tutto il materiale addosso e questo vedrete che cambierà il vostro sag. Personalmente in bici a discesa uso un sag intorno al 23-24%, anche un po' a seconda delle piste. Una volta però trovata la mia molla giusta posso precaricarla di mezzo giro, un giro a seconda appunto delle piste e delle condizioni del tracciato per giocarmi quella piccola percentuale di sag che magari mi fa stare un po' più in alto con i vari 100 o un po' più in basso a seconda delle mie preferenze su quella data pista. Quindi vi consiglio di avere un sag sulla bici di discesa comunque intorno al 25-26%, non di più, e ma neanche troppo vicino al 20%, perché sennò la bici è veramente troppo dura. Esistono anche bici però che hanno un carro che funziona in maniera completamente diversa che vogliono un sag molto più basso, quindi intorno al 20%. Andate a cercare magari nei vari forum o nel sito della vostra bici quanto è consigliato il sag. Se vi consigliano un sag intorno al 30% vuol dire che potete anche scendere un pochino e andare intorno al 26%, ma se vi consigliano un sag intorno al 20% allora state a quello che danno loro, perché vuol dire che il carro lavora in una maniera totalmente diversa. Invece sulla forcella la pressione che uso è un po' particolare perché la forcella è totalmente rifatta da Andreani e da Luca Giannoglio, come ho detto, e quindi uso una pressione di 105 psi nella positiva e 260 nella camera di rampa che c'è in basso nelle Olix. Sono dati un po' da prendere con le pinze, come potete immaginare, in quanto sia la camera dell'aria sia quella dell'idraulica sono leggermente diverse da quelle standard. Comunque tutte cose che il vostro sostenzionista futuro di fiducia, che sarà Luca Giannoglio, vi potrà fare, quindi contattatelo per scoprire tutti i segreti di cosa c'è all'interno della mia forcella. Detto ciò, un altro video 3 minuti tech finisce qui, spero che vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia utile. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché prossimamente usciranno altri video sulle sospensioni, in particolare sul rebound, sul ritorno e sulle alte e basse velocità, e oh mio Dio, chissà che cosa sono.